È stata una sera di festa per il Viola Club Mario Fantechi, ma soprattutto una serata per ricordare Mario Ciuffi. Così, nonostante l'organizzazione dell'evento fosse programmata da tempo, si è trasformata un po' in una lunga commemorazione, ma anche un modo per ridere, come avrebbe fatto lo stesso Mario Ciuffi insieme a degli idoli come Alberto Aquilani e Luca Toni. Presente anche l'AD Sandro Mencucci. Tutti con l'emozione di quello che è capitato a Mario in questi giorni. Purtroppo penso che è stata una brutta perdita per tutti noi, perché di questo era tremendo, però penso che sarà lassù dall'altro che ci guarda, sarà contento, soprattutto sarà contento di vedere una Fiorentina felice e far divertire noi tutti. Senti, la Fiorentina più bella dell'anno domenica, eppure ce ne erano state tante di Fiorentine belle, ma perché non giocavi tu o per cosa? No, sinceramente ce ne siamo molto di più. Grazie Luca, grandissimo. E quindi riusciamo a stare stramaccioni, non è una cosa. No, a parte gli scherzi, si è fatta una gran partita, soprattutto perché venivamo da una brutta partita. Quindi è stata una partita molto sentita e siamo andati a grande. Però adesso bisogna già dimenticare quella partita e pensare a Bologna, perché se poi fai un brutto risultato a Bologna non è semplicemente quello della Bologna. Dobbiamo stare bene concentrati e sapere di aver fatto una bella partita, però continuare su questa strada. Senti, guarda che non venivi a un Viola Club, Luca, che tu sei tornato dopo un po' di anni, la gente ti vuole bene. Ma io vengo sempre qua, sei anni fa sono venuto in questo posto, quindi niente, sono passati 6-7 anni. Quando il prossimo? Con un dico? No, sai, giochiamo anche contro il Bologna, da un modenese farebbe molto piacere fare con il Bologna, però dipende dal mister, vediamo. L'importante è andare forte, andare bene, fare i punti, poi dopo spero di fare il più possibile. Senti, l'ultima cosa, ma nevica o non nevica domenica? A casa tua che dicono laggiù? Se nevica, se è a rischio sta partita. Ma sì, ho capito. A casa tua che te lo dico? Casa mia c'è sempre la neve adesso in questo periodo, però visto che va la domenica, anche se viene un po' di neve nei prossimi 2-3 giorni, penso non ci siano problemi. Poi Bologna è sempre stato un campo, mi sembra abbastanza buono. Sì? Vabbè, l'anno scorso veniva una domanda. No, ma giochiamo perché abbiamo venuto di stare lì. C'è il Gina, Luca, che dici di Gina? Facendo benissimo. Insieme, quindi è un grande attaccante, quindi dobbiamo essere bravi i nostri difensori, però gli auguro tutto il bene perché ha detto prima di fare questo ragazzo, però magari la domenica prossima di fare qualche cosa di domenica di riposare. Luca Toni! Chi è questo uomo? Alberto Aquilani! Un grande giocatore della Fiorentina, Alberto, complimenti per domenica, ti sei riscattata la grande, l'avevi detto che volevi riscattarti dopo che andavi. Che dici, ma non c'era Luca che avete vinto oppure si diceva 7-0? No, io il tacco non lo capivo. Il tacco non lo capivo da Toni, è un po' di voce. No, 7 no, però 4 sicuro. Ho mangiato più 4 lui. Ma non si vedeva una partita così bella da tanti anni, Alberto, veramente una Fiorentina stellare. Secondo me di battere bene ne ho fatte tante, ogni partita viene detta questa frase, quindi ben venga, vuol dire che il meglio deve ancora arrivare. Comunque Roberto, tu veramente ormai sei diventato fiorentino, diciamo le cose come stanno, appari poco ma ci sei sempre. Iniziamo che sono 10 anni adesso, dal 2002, quindi speriamo di esserci anche in futuro. Io penso proprio di sì, penso che il rapporto con la Valle sia indissolubile, ma voi eravate anche amici, siete compaesani. No, questa è una vicenda che non è stata così. Io ho conosciuto qui da giocatore, sono giocare qui nel 2002 e 2002, li ho conosciuti qui da giocatore, poi mi hanno proposto di rimanere molto vicino e tanto felice di farlo, no? Direi.